No, scusa un attimo, io volevo prima di cominciare il video fare una premessa. Fai la Non fare promessa. una premessa. No, cioè nel senso avete presente. No, perché adesso si stanno chiedendo perché io ho il cappello in Sì, beh, in testa. effetti. No, avete presente quando i gatti si mettono in difesa? Tutto così, ecco, più o meno i capelli. Hanno la stessa Ah, forma. stessa forma. Quindi, beh, non che adesso siano meglio, guarda cosa è venuto fuori. Però vabbè, insomma, vai. Ufficialmente possiamo dire: salve a tutti, benvenuti qui su Stock Droid. Oggi vediamo un modo, un'applicazione, una cosa, insomma, per giocare i propri giochi del PC sul vostro smartphone o ancora meglio sul vostro tablet. Ma vediamo come. Kaimi è il nome dell'applicazione che andiamo a vedere oggi, che appunto è anche un programma per PC, che non solo per PC, ma è disponibile per appunto PC, Android, Ouya, Ouya, cioè se la dimenticano tutti, Ouya. però questa, Ciao Ouya. vabbè, Ouya, i Kindle di Amazon e I Chromebook. i Chromebook, che me lo dimentico sempre perché i Chromebook, Sì. vabbè. Vabbè, comunque sì, bisognerà scaricare sia sul telefono sia sul PC questo programma e bisognerà andare, per prima cosa per settarla, no, in maniera molto veloce, bisogna andare su Settings una volta aperto e su Network, quindi connessione, e appunto impostare tutti quanti i settaggi che ci vengono fuori, tutti gli IP, gli ID, gli la Un po' password, lungo da fare. tutto sul dispositivo con cui vogliamo collegarci al computer. Sì, è eterno da fare, cioè sono tutte lettere, maiuscole, lettere, spazi, punto. Vabbè, una volta fatto, comunque si salverà fra l'elenco di server disponibili, che ne abbiamo a disposizione molti comunque, e quindi da lì possiamo tranquillamente, cliccandoci sopra, cliccare sul pulsante connetti e ci connetteremo direttamente senza dover mettere nessuna password e niente. Funziona sia col wifi, sia col 3G, col 4G, con quello che è, però. Dai nostri test Allora, sembrerebbe che col wifi vada molto meglio. Noi abbiamo provato vabbè. con il 4G, però stenta addirittura a connettersi. Sì, Quindi però penso che siamo noi ad avere problemi. vediamo. Fateci sapere nei commenti Vabbè. come va a voi. Sì, appunto. Questa non è una normale applicazione di cattura schermo. Allora io mi metto TeamViewer, è uguale. Eh no, se no cosa ci siamo qui a fare? Kaimi è un po' Che siamo qui a particolare. fare? Cosa siamo a fare? Un video? Ah, O beh, sì, è no? vero. Sì, un video. Sì, questo è un video. Non stiamo Sì. facendo radio. No, No. e questa applicazione cosa vi permette di fare? È molto personalizzata appunto in ambito gaming, quindi possiamo avere diverse pagine per magari i nostri giochi preferiti, dove possiamo mettere i vari controlli come il pad, i vari pulsanti della tastiera del nostro PC e tutta una infinita marea di personalizzazioni tra sensibilità, click del mouse, tocchi de pad e robe strane. Che Tutto. vi permetterà di utilizzare un gioco in maniera molto molto consistente anche dal vostro smartphone. Potete scegliere anche la dimensione, ma non perdiamoci in queste frivolezze che vi mostriamo dopo. E vi diciamo che l'applicazione va anche a 60 fps, Sì, se quando, ciao. cioè, regge i 60 fps. Sì. Dopo, se siete i fortunati che va, ben venga per Avete voi. Google Fiber, se avete la Sì, fibra a milioni, vabbè. esattamente. Eh sì. Diciamo che fra i difetti, ovviamente c'è un po' di lag, però Ma non è cosa un ci possiamo difetto fare? dell'app, è un È un problema problema del mondo, cioè nel del senso la mondo. Sì. connessione ovviamente non sarà mai come giocarci al PC, però vabbè, dai, va tutto sommato Sì, bene. so che quando, cioè, quando lagga un po' ti viene un po' da dire chi caini, però, cioè. Vabbè, andiamo Vabbè. avanti. E No, quindi. volevo anche dire, no, nel senso, cioè, comunque che noi avendo provato sulle nostre connessioni che sono un po', cioè, abbastanza buone. Buone. Vabbè, fanno schifo. Andiamo a vedere l'applicazione perché non. Andiamo, vai. Innanzitutto volevo fare una piccola premessa, voi non sapete cosa vuol dire giocare con questa applicazione d'estate, in piena estate, quindi infatti vi consigliamo di utilizzare anche voi un bel pacchetto di ghiaccioli che può servire molto. Allora, una volta impostato tutto, quindi tutto quello che abbiamo detto prima, IP, tutto quanto, avremo il nome del server che abbiamo stabilito, basterà cliccarci sopra e cliccare su connetti. I soliti errori ogni tanto può capitare, impossibile stabilire una connessione col server. Vabbè, voi riprovate, insomma,
più di una volta, sappiate che vi capiterà forse. Comunque, vabbè, una volta connesso tutto quanto, abbiamo a disposizione appunto il desktop come se fosse una un'applicazione normalissima per lo screen mirroring, però adesso andiamo a vedere tutte le impostazioni. Allora, per accedere alle impostazioni, cosa si fa? Si clicca il tasto indietro. Col tasto indietro avremo la possibilità di vedere pagina, tastiera, lancia. Allora, andiamo con ordine. Su pagine abbiamo la possibilità di modificare tutti i pulsanti che vogliamo, cioè pagina di sistema, poi c'è pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, che sono tutte le pagine che abbiamo a disposizione. Per, diciamo, possiamo impostare su tutte queste pagine controlli differenti, quindi magari siamo più comodi per giocare con dei controlli ad un gioco, con altri controlli a un altro gioco, quindi abbiamo queste pagine a disposizione. Allora, pagine di sistema abbiamo a disposizione appunto per andare sulla tastiera, sul desktop, per chiudere il gioco che stiamo giocando, con muta suono, modalità finestra, allora per modalità finestra che non si può neanche cliccare, non lo so perché, ecco, allora, vabbè, modalità finestra è incliccabile. Comunque, qualità dell'immagine, possiamo scegliere appunto la qualità, se siamo col 3G o col 4G ci conviene mettere qualcosa di più basso, anche se non vogliamo vedere troppi lag, ci conviene abbassare anche la qualità del suono. Poi abbiamo a disposizione, se stiamo giocando più di un gioco contemporaneamente, se avete un bel PC, ci state giocando a tante cose, possiamo fare preview window e next window, cioè passare da una finestra all'altra, da un gioco all'altro. Seleziona finestra, beh, in questo caso abbiamo solo aperto Adobe Audition perché stiamo registrando col microfono. Poi c'è ESC, alto giù, che io non ho capito cosa vuol dire alto giù. Poi vabbè, c'è YN, barra spaziatrice, Enter, il cursore del mouse, il game controller, vabbè, e toggle focus, vabbè. Allora, adesso la cosa più importante di tutte, tastiera, vabbè, abbiamo a disposizione la tastiera se in qualche gioco ci può servire. Lancia, abbiamo tutti i programmi che abbiamo installato sul computer, abbiamo a disposizione di lanciarli senza dover andare a cercarlo nel desktop, fare doppio clic, qua così. Quindi collegamenti rapidi. E la cosa più importante, le impostazioni. Allora, nelle impostazioni abbiamo la possibilità di giocare addirittura anche con l'accelerometro, quindi molto interessante la funzione, insomma, non comodissima sinceramente, però... insomma, sappiate che c'è. Allora, sempre anche qui, qualità del suono, qualità d'immagine, come abbiamo visto prima. Modelli generici, allora, modalità touchscreen predefinita. Allora, possiamo scegliere, quando clicchiamo touchscreen, possiamo scegliere se dare la funzione di scorrimento del mouse, se dare la funzione effettivamente del mouse, o solo schermo, schermo e mouse, o split screen. Poi gamepad selector, abbiamo già dei 4 preset di gamepad, ovviamente saranno i gamepad degli Xbox, PlayStation, tutte quelle cose lì. Poi sensibilità, vabbè, qui a nostro piacimento possiamo modificarlo. Poi abbiamo tutte queste impostazioni, magari use, ad esempio use as game controller, non avremo la cattura dello schermo del computer, ma lo potremo usare semplicemente come mouse, quindi sul display muovendoci muoveremo la freccia del cursore. Poi andando giù abbiamo la possibilità anche di impostare i pulsanti di un controller fisico, quindi possiamo collegare anche effettivamente dei joypad, cose così, al telefono, al dispositivo e rimappare tutti quanti i tasti a nostro piacimento. Poi, allora, adesso andiamo sulle pagine, possiamo cliccare su modifica pagina e possiamo andare ad aggiungere il pulsante che vogliamo. Ad esempio, vedete, qua ci sono tutte le lettere della tastiera, tutti i simboli che non si capisce niente, perché c'è tipo il simbolo, vabbè, pistola, mitragliatrice, cioè anche simboli che possono servire in qualche gioco, li possiamo rimappare come vogliamo. Ad esempio, se c'è più comodo al posto di vedere, che ne so, in un gioco si spara con la X, non lo so, allora noi mettiamo il simbolo della pistola e rimappiamo quel pulsante con la lettera X, capite? Quindi magari c'è più facile visivamente da capire la funzione del pulsante. Abbiamo appunto tutti i tasti, qua ci sono solo tasti, azioni, vabbè, sono divisi, insomma, anche controller, appunto i controller, vedete, tutti quelli delle console. Detto questo, sembra poco, non è per niente poco, perché avete la possibilità di mettere qualunque cosa, qualunque controller, qualunque joystick, tutto. Quindi questa applicazione noi l'abbiamo provata, allora ripetiamo, noi purtroppo non è fluidissima, madonna, l'acqua, cioè sta colando tutto, comunque vabbè, voi provatela, fateci sapere se le vostre connessioni sono meglio delle nostre, sicuramente sì, e sapeteci dire come vi trovate. Noi
apprezziamo tantissimo il lavoro che ha fatto lo sviluppatore, anche perché l'applicazione a pagamento costa solo 1,99€, quindi complimenti anche per il prezzo così ridotto. Bravo! Anche il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, fateci sapere in un commento cosa ne pensate. Le opinioni nei commenti sono importanti. Nell'angolo qui in alto a destra trovate una i, se la premete trovate altri video, insomma, se vi interessa questo tipo di argomento, possiamo dirlo argomento, non è una parola bandita dalla società. No, cosa stai facendo? No, ma perché questo disassemblaggio in diretta? È l'allenamento giornaliero dello smontamento del Nexus 5. Io ogni giorno... Per tenermi in allenamento? Eh sì, per tenere sia lui sia me, perché... Ciao. Vabbè, vai. Ok. E allora, buon briccaggio a tutti e ci vediamo al prossimo disassemblaggio... Cioè, no, disassemblaggio... Il prossimo video! Il prossimo video!